sbaglia lo zio Mauro. Giacinti adesso cicca controllo e poi arriva il tiro dal limite dell'area. 4 a 2 il risultato. Di Meo riapre la partita con un tiro dal limite dell'area. Buono destro adesso in avanti, ruba il pallone, lo serve in zona centrale, arriva il tiro da distanza ravvicinata. E arriva ancora il gol di Di Meo che mette a segno la doppietta personale. E arriva il 5-3 dello zio Mauro. Adesso la gioia dello zio Mauro che crede al gol vittoria. Da un disimpegno arriva infatti adesso il gol della tripletta personale di Di Meo che approfitta di un pasticcio difensivo per depositare il pallone alle sfere di Lucci, alle spalle di Lucci, scusate. 7-6 il risultato, incredibile all'Ongarina.